progetto Minà è stato concepito come una famiglia, comprende divano, dormeuse e puff. Ce ne parla? Sì, è stato, intanto c'è stato un input ben preciso dalla signora Meroni di Meritalia, perché è strano, è incredibile, perché guardando cosa hanno in catalogo loro, io non mi sarei mai aspettata che lei chiedesse qualcosa che una signora borghese può mettere a casa sua. Che può essere questa cosa che la signora borghese vuole in casa? Però qualcosa di contemporaneo, ovviamente. Contemporaneo, quindi attuale, quindi anche qualcosa di comunque di particolare, di speciale progettato, ma borghese, insomma. Quindi abbiamo cominciato a riflettere e in effetti, ma facciamo, eccediamo in quello che chiede, facciamo veramente una cosa borghese, facciamo una cosa che vorrebbero anche, che chiunque, anche i giovani vorrebbero, perché può essere anche qualcosa un po' che ricorda un po' vintage anche. Però a quel punto facciamo contenti loro che in catalogo avranno qualcosa di di classico, ma decliniamolo in colori assurdi, che ora qui non ci sono, in salone ce ne stanno di più e ce n'è semplicemente una parte, ma sono tutti colori anche che talvolta sono stridenti fra loro. Dunque, colori e tessuti particolari, e per questo loro sono straordinari, perché l'hanno sempre fatto. Se dovesse trovare un punto architetturale in questi pezzi, quale sarebbe? È proprio la struttura, è proprio la loro forma. Qualcosa potrebbe anche, cioè, queste forme così organiche ne ritroviamo negli edifici che stiamo facendo ora. Vi siete concentrati sui tessuti, sulle nuance e poi in particolar modo su cos'altro? Beh, sulle forme anche, perché comunque è inutile negarlo, insomma ci sono e appunto riflettono quello che stiamo facendo ora, cioè sono molto fluide, molto avvolgenti. E un suo pensiero sull'azienda Meritalia? Io li trovo straordinari, pieni di energia e poi molto molto italiani, sia nel saper fare che anche nella costituzione dell'azienda. Ed è quello che continua ancora a funzionare, sono una famiglia che lavora insieme e che tiene al proprio lavoro, che è quello che è interessante.